Impara, sì, quello imparalo bene, utilizzalo, sfruttalo tanto. Questo perché quando lavori con grandi volumi di dati, l'intelligenza artificiale ha bisogno di grandi volumi di dati, prepararli con i SQL è tendenzialmente più comodo e più veloce. Si possono anche utilizzare delle librerie Python, non sono ancora così performanti, non sono ancora così comode, lo saranno sicuramente a breve, ma alla base ci sarà sempre un sistema SQL, quindi comprendi almeno quali sono i funzionamenti, quali sono i limiti e qual è la cosa migliore per poterlo sfruttare e utilizzare al meglio, anche perché saranno sempre di più le funzioni che ti permetteranno di aggregare, sviluppare e integrare il dato, perché il dato dovrà essere sui nostri database super polverizzato a seconda dell'utilizzo, dovrà essere aggregato on the fly. Sono molte oggi cloud che ti permettono questo, la differenza è proprio quella di poter utilizzare un dato puntuale in base a ogni esigenza, ma il costo di avere troppe tabelle con viste diventa eccessivo e quindi il dato rimane polverizzato sui nostri sistemi e viene aggregato on demand alla nostra necessità quando il modello lo richiede. E questo crede chiaramente la necessità e la tua capacità di sapere aggregare, gestire e monitorare questo dato. Quindi impara il SQL, vedi come funziona un database relazionale, perché ancora l'80% dei dati che noi utilizziamo sono dati di tipo strutturato o semistrutturato e che quindi la comprensione di un database SQL, di una base di dati con uno star model è fondamentale per affrontare tutto quel mondo che ne consegue e ne proviene. Quindi è fondamentale avere questo tipo di competenze.